Venite avanti. Sono lieto di conoscere il figlio di Goffredo. Era uno dei miei più bravi maestri. Era presente quando, giocando con altri bambini, mi tagliai al braccio e fu lui, non i medici di mio padre, a notare che non provavo dolore. Pianse quando dette a mio padre la notizia che sono lebbroso. I saraceni dicono che questa malattia sia la vendetta di Dio contro la vanità del nostro regno. Per orribile che io sia, questi arabi ritengono che il castigo che mi attende all'inferno sia molto più severo e duraturo. Se ciò è vero, dichiaro che è ingiusto. Venite, sedete. Giocate? No. C'è il mondo intero negli scacchi. Ogni mossa potrebbe essere la tua morte. Fa qualunque cosa tranne restare al punto di partenza e non sei sicuro della tua fine. Eravate sicuro della vostra fine una volta? Lo ero. Qual era? Essere sepolto a 300 metri da dove sono nato. E ora? Ora siedo a Gerusalemme e osservo un re. A 16 anni ottenni una grande vittoria. In quel momento sentii che avrei vissuto 100 anni. Ora so che non vedrò i 30. Nessuno di noi conosce la propria fine in realtà, o quale mano ci condurrà ad essa. Un re può muovere un uomo. Un padre può rivendicare un figlio. Quell'uomo può anche muovere se stesso. E solo allora quell'uomo comincia davvero la sua partita. Ricordate che in qualunque modo siate mosso o da chi, la vostra anima appartiene unicamente a voi, anche se coloro che presumono di muovervi sono re o uomini di potere. Quando sarete innanzi a Dio non potrete dire: ma mi hanno detto gli altri di farlo. O non conveniva la virtù in quel momento, non sarà sufficiente. Ricordatevelo. Lo farò. Sapete cos'è? La fortificazione. Cosa ne pensate? Disapprovate. Come la migliorereste? Una croce. O meglio, una stella. Così, in questo modo nessuna parte della fortezza può essere avvicinata senza essere esposte al fuoco della controparte. Sì, mi piace. Le vostre mura sono più difficili da affrontare. Molto bene. Andrete a casa di vostro padre a Ibelin. Casa vostra ora. E poi da lì proteggerete la via dei pellegrini. Salvaguardate in particolare gli ebrei e i musulmani. Tutti sono benvenuti a Gerusalemme. Non solo perché è opportuno, ma perché è giusto. Proteggete gli indifesi. E poi forse un giorno, quando io sarò indifeso, verrete a proteggere me.